La tradizione noi diamo molta importanza al dialogo con le vie immaginative, le vie espressive, le vie artistiche. Abbiamo sempre invitato all'interno dei nostri momenti, dei nostri eventi, artisti, perché siamo convinti, innanzitutto ce lo insegna Jung, no? Che è necessario attivare tutte le funzioni, quindi modi diversi di percepire il mondo si arricchiscono. Ma inoltre è veramente importante che noi ci abituiamo ogni tanto ad attivare processi e parti diverse di noi che solamente i processi artistici possono fornire. A volte abbiamo appunto coinvolto jazzisti, abbiamo fatto degli spettacoli teatrali con i nostri, diciamo, intercalandoli con i nostri discorsi. Oggi abbiamo un ospite veramente speciale perché è una figura originale, profonda, direi unica nel panorama artistico italiano. Parliamo di Yuri Kamisaska. Yuri Kamisaska, a cui do il benvenuto, è un personaggio. Quando abbiamo composto la locandina ci siamo sentiti, lui ha accettato di buon grado, pur essendo una persona molto riservata, quindi lo ringrazio per questo, di partecipare a questo incontro. Abbiamo parlato cosa mettiamo, allora pensavamo di mettere semplicemente cantautore ed eremita. Ho detto mettiamo appunto, sì, cantautore, musicista, ma perché lui è un musicista a tutto tondo, il suo background e curriculum è molto ricco e vasto, va dalla musica appunto elettronica originale, ma anche dai canti gregoriani, è un originale compositore, sono famose le sue collaborazioni con Franco Battiato, con Alice, con Giuni Russo, ma anche la sua particolarità sta nella ricerca di un percorso spirituale. E quindi dovevamo mettere anche eremita, perché lui vive da eremita. La sua è una storia particolare, una storia di artista che si distingue ben presto nel panorama musicale, ma a un certo punto fa una scelta controcorrente e abbraccia la via monacale, diventando un monaco benedettino, lo fa per diversi anni, per passare successivamente a vivere da eremita e a comporre musica. Ricordiamo tantissime sue opere. Buongiorno, Yuri. Ciao Riccardo, buongiorno a te. Ciao. Contento che sei qui con noi, che ti sei offerto alla nostra presenza. So quanto sei riservato, lo ripeto, però io ho un ricordo molto bello di Yuri, perché abbiamo fatto, ci siamo, lo conoscevo già chiaramente per la sua attività musicale, l'amicizia con Franco che condividiamo, ma poi abbiamo avuto un incontro molto bello, credo 5 anni fa circa, dove abbiamo parlato. Di che abbiamo parlato, Yuri? Di tante cose, cioè. Abbiamo fatto, tu ti riferisci a quell'incontro meditativo, diciamo, no? Esatto. Dove Ma abbiamo. libero da schemi, libero da dogmatismi. Sì, in effetti. Cioè, una condivisione di esperienze a prescindere dai dogmi, perché è anche questo che è importante, no? Sì, Cioè, sì. un conto è il dogma, un conto è la letteratura. E un conto poi l'esperienza personale, questa è una cosa molto, molto forte. Quella che ci segna è l'esperienza diretta con la vita. Per cui, ecco, così io ho seguito con grande interesse le cose che avete detto. Non so se tu mi vuoi fare qualche No, domanda. certamente dico, noi abbiamo scelto di mettere poi ricercatore spirituale, ma la tua prima definizione era eremita, che ci stava tutta, no? Che significa Sì, essere eremita? ma insomma, sul piano storico l'eremitaggio diciamo che è una
una forma di monachesimo che nasce nel III secolo d.C., proprio per vivere in maniera più stretta quelli che sono i valori del Vangelo. Poi c'è stata una, grandi eremiti, grandi padri del deserto, poi c'è stata anche una evoluzione. Per me l'eremita è il cercare, trovare, relazionarsi con il silenzio interiore. Ecco, questo per me significa essere eremita, che puoi esserlo anche all'interno di una metropoli. Ovviamente la natura ci aiuta. Cioè, assolutamente. Sì, beh, insomma. No, però pensavo, Yuri, noi siamo tutti dentro a casa, tu sei fuori. Com'è questa storia? No, io sono in una veranda. Ah, sulle pendici dell'Etna. Sulle pendici dell'Etna, quello che tu vedi alle spalle praticamente sarebbe il muro che dà... Il muro a secco. Però io qui sono in una veranda. Ah. Sì. Senti, ma quella che vedo dietro di te, un'icona fatta da te, perché Yuri Kamisatsuka... Quella lì, sì. Sì, Yuri Kamisatsuka... Una piccola iconcina. Che la... E ci ha spiegato l'attività meditativa che accompagna la creazione di icona, che non è una semplice attività pittorica. No, non è una semplice attività pittorica, perché ti devi mettere in un atteggiamento di abbandono interiore, ma sempre l'arte richiede questo abbandonarti al flusso creativo ed espressivo. Ma in particolare l'icona, ecco, richiede una quiete interiore, richiede un sentire il sottile della vita, ecco, sentire il mistero della vita. Prima ci sono stati degli interventi molto interessanti a proposito del mistero, no? Cioè recuperare il nostro rapporto con questo mistero che è l'esistere. C'è una bellissima frase di Pascal che tu conoscerai sicuramente. Lui diceva che l'infelicità dell'uomo nasce dal fatto che l'uomo non è capace di stare nella sua stanza da solo. Ora, saper rimanere con se stessi è tanta roba, perché non è solitudine, non è una solitudine che ha una valenza di privazione della compagnia dell'altro, ma è un rimanere da solo con il solo, cioè riscoprire questa presenza che è il trascendente che è dentro di noi. Quindi poi da lì si dipana tutto un discorso riguardo alla creatività, ecco, che fai un certo tipo di musica e un certo tipo di pittura. Assolutamente, pensavo anche che icona, il significato stesso, immagine porta qualcosa in sé, non porta l'altro da sé, è un approfondimento dentro di sé. Sì, in effetti una delle definizioni che si dà dell'icona è proprio preghiera materializzata, cioè uno materializza una dimensione che sta vivendo in quel momento. Non è sufficiente, diciamo, creare, dipingere un'immagine sacra. Il sacro va al di là dell'immagine, deve essere una vibrazione che tu percepisci proprio all'interno dell'immagine stessa. Cioè l'immagine è un tramite, è un simbolo per portarti, per farti sentire qualcosa di diverso, ecco. Grazie Yuri, pensavo, non è casuale la tua partecipazione oggi, perché io, come affermavo nella mia introduzione, queste grandi tragedie permettono l'irrompere del luminoso e permettono un recupero di quella dimensione religiosa che è assolutamente necessaria per molti di noi di esistere. Ne abbiamo parlato in altre situazioni, ne continuiamo a parlare. Se sei d'accordo, io ascolterei insieme a tutti gli amici questo testo che tutti conosceranno, ma che non tutti sanno che è scritto da Yuri Kamisatsuka, che è Nomadi, che è stato interpretato da Franco Battiato, da Alice, anche da Giuni? Anche da Giuni, nasce proprio da un momento di ricerca di Yuri. Dopo averlo ascoltato ti chiederò qualcosa su come va bene. Ok.
nomadi che cercano gli angoli della tranquillità. Nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiariscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. Alla fine della strada, lungo il transito dell'apparente dualità, la pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia stanza ed i lamenti della solitudine si prolungano. Come uno straniero non sento legami di sentimento e me ne andrò. Dalle città, nell'attesa del risveglio. I viandanti vanno in cerca di ospitalità. Nei viaggi assolati e nei bassi fondi dell'immensità, e si addormentano sopra i guanciali della terra. Forestiero che cerchi la dimensione insondabile, la troverai. Della strada la troverai. Grazie, grazie del meraviglioso video, anche ringraziamo. So che Yuri col suo orecchio raffinato sarà stato faticoso per lui, però è una testimonianza meravigliosa. Aspetta Yuri, non ti sentiamo, un attimo. Aspetta. Avevo tolto, sì, no, dico, per me è stata una sofferenza incredibile. Lo sapevo, Yuri. Non so come mai, ma come mai è successo questo? Perché siamo sovraccarichi, siamo la piattaforma al massimo. Abbiamo fatto con Antonio le prove, provando tantissime volte, abbiamo passato un paio di sere insieme, scegliendo andava, il più leggero, e andava bene. E andava bene. Però io invito poi ad andarlo a ascoltare questo lo troverete, e io so quanto lui è sensibile, io soffrivo per Yuri, perché so che questa cosa, se poteva, l'avrebbe staccata in diretta. Sì, guarda. Però se c'è emozionato, no, io posso farti una battuta per dirti come sono gli artisti. Oscar Wilde
diceva che un artista, un poeta, può sopportare tutto, ma non un errore di stampa. Ecco, per un poeta un errore di stampa è un dramma. Ecco, quindi ti lascio immaginare cos'è stato per me, però... Yuri, però noi siamo... Grazie ad Antonio per aver fatto questo. Esatto. Yuri, però siamo persone dotate di grande immaginazione. Sì. Contenticelo. Di là al di là. E noi lavoriamo sull'immaginazione. Devo dire, e di sentimento. Io tra parentesi devo dirti, te l'ho già detto privatamente, ma lo voglio dire pubblicamente, io su tutto amo questa versione. Innanzitutto perché tu hai una voce, malgrado non sei più un ragazzino, no. Poi mi spieghi come fai a esercitarla, a tenerla così, perché ancora tu hai una voce limpidissima che non perde ottave, cioè è veramente... Sono un mistero a me stesso. Siamo ma ti eserciti, come ci si esercita per mantenere questa voce? No, faccio un po' di esercizi prima dei concerti. Prima del concerto faccio un po' di esercizi vocali per così un po' come l'atleta che ha bisogno di scaldare il muscolo, no? Perché le corde vocali sono dei muscoli. In effetti, se tu ci fai caso, verso sera la tua voce ha delle frequenze più alte. Al mattino, quando ti alzi, la voce è bassa perché le corde vocali sono molto rilassate. Un po' come la corda della chitarra, che se tu la allenti, boom, suona bassa, no? Più la tiri. Senti, dimmi. Ma che rapporto c'è tra profondità della voce e le pratiche meditative? Cioè, nel senso, tu essendo una voce questo è un discorso molto forte e richiede uno sviluppo del pensiero abbastanza articolato, nel senso che la nostra voce altro non è che la risonanza del nostro modo di essere, del nostro sentire, del nostro stato d'animo. Cioè, noi ci facciamo caso, quando non siamo perfettamente centrati, anche la nostra voce cambia di tono. Dal tono della voce tu senti subito se una persona è in pace con se stessa o se è arrabbiata con il mondo. Quando invece sei felice, sei sereno, tutto fila bene, anche la voce ha una risonanza, un'armonia che è completamente diversa. Pertanto il valore che la meditazione assume nei confronti anche della nostra fisicità è proprio questo senso armonico che tu avverti in te stesso. Poi chiaramente cioè la meditazione influisce innanzitutto sul pensiero, sulla mente. Pertanto, sai, Yuri, una mente. Dimmi. Una cosa che dico io, insomma, che mi piacerebbe, qualche volta ti invito a fare un seminario per la voce, per i nuovi terapeuti, perché noi dobbiamo recuperare la dimensione della corporeità della voce, perché non basta l'interpretazione, ma è come accarezzi. Io, per esempio, quando mi incontro con Yuri, mi rilasso appena lo vedo. Perché ha questo timbro così tondo e accogliente che ti fa sentire tante storie alle spalle. Senti, Yuri, parliamo di Nomadi un attimo. Dai, è stata l'intuizione di chiamarti. Eravamo tutti chiusi, ho pensato a te, a Nomadi, ci siamo sentiti e è nata questa cosa. Come nasce questa canzone? Sai, è sempre difficile dire come nasce un pezzo, perché anche se noi crediamo di essere gli artefici delle cose che facciamo, in realtà siamo degli strumenti di un fluido energetico che ci attraversa e che in quel momento si sviluppa attraverso di te. Ora, l'idea dei nomadi è di essere nomade all'interno della vita, è stato così un pensiero che mi è venuto quando ho composto la canzone. In realtà la vita è transeunte, siamo tutti di passaggio, è una vita impermanente la nostra, quindi il nomadismo non è soltanto un fatto politico, ma è un fatto esistenziale che coinvolge tutti gli esseri e noi siamo sempre in cammino. Poi, stando addirittura a un certo tipo di pensiero teologico, anche nel post mortem non è che sia finita la storia, cioè siamo sempre in cammino fino a quando poi, non lo so, perché
l'esistenza è veramente una cosa molto misteriosa. È nato il brano perché un mio confratello dell'epoca mi aveva chiesto di dedicargli una canzone dal momento che stava facendo la professione monastica, e mi sono messo lì e intanto mi è venuta fuori questa canzone. Poi ecco come nasce: tu parti da un'idea, poi però non basta l'idea, ci vuole la musica, ci vuole l'armonia, ci vuole la melodia, insomma. Quindi era nel periodo monacale che nasce? Sì, io l'ho fatta in monastero, no? Come anche altri pezzi, tipo il Carmelo di Echt, l'ho scritto quando, che ha cantato Giuni anche, l'ho scritto mentre ero in monastero, perché avevo letto una prefazione su un libro di Edith Stein. Ecco, lì sì, lì c'è un contesto, c'è un punto di partenza, che tu magari leggi la storia di un personaggio, rimani colpito e fai una canzone che ti deve venire da dentro. Invece per quanto riguarda i brani dal contenuto più universale, più cosmico, quelli sono frutto di una relazione che tu hai direttamente con la vita. Ecco, insomma, vedi un fiore e il fiore ti rimanda ad una esistenza che è altra, in certi momenti, non è sempre quello. Certo. In qualche modo è stato, diremmo noi, lo chiameremmo una manifestazione della tua ghianda, questo Nomadi, perché poi tu hai ripreso la via nomadica. Eh sì. No, cioè sei ripartito. Hai integrato le, perché poi io mi accorgo, non ne parlavamo l'altra volta, che noi abbiamo delle cose che vanno, diciamo, in figura e l'altro sullo sfondo, poi questa cosa cambia, poi forse nella parte finale della vita cerchiamo di metterle insieme, no? Queste due anime, quella artistica, tu citavi Oscar Wilde, no? Sì. Personaggio simile, molto distante da te, no? Sì, però è un'anima di te, no? Io adoro Oscar Wilde. Esatto, cioè, sì. chi no? Ma contemporaneamente poi possiamo parlare dei demoni tibetani, di altre cose, cioè la vita ci porta a reintegrare parti molto diverse. Sì. Dobbiamo dare vita a tanti spazi di noi. Sì. No? E mi sembra che con Nomadi hai fatto poi iniziato un lungo percorso. Mi piace molto il tuo ultimo album, Cum Laudes, giusto il titolo? Ah, Laudes, sì. Laudes, molto bello, perché recupera, invito tutti a prenderlo, a ascoltarlo, perché è un album che recupera molti tuoi lavori passati e moderni. Sì. In una lettura che si sente l'ultimo Yuri. Sì, perché è una lode, cioè il titolo, i titoli dei dischi sono molto significativi, perché è come se racchiudessero, come se fossero una sorta di sintesi del contenuto del disco. Quindi Laudes per me è una lode alla vita, è una lode all'esistenza, nei suoi sì. aspetti più misteriosi e anche più meravigliosi. Perché dicevo che il meraviglioso di per sé è misterioso. In effetti, cos'è che noi definiamo meraviglioso? Cioè, c'è un qualche cosa che ci coinvolge nella sua bellezza, e quella stessa cosa ti comunica un qualche cosa che tu non sei in grado di tradurre da un punto di vista intellettuale. Nessuno può dire cosa sia la bellezza. La percepisci perché lei ti comunica il bello, ma non puoi dire cosa sia il bello. Cioè, lo puoi dire che, non, che è il contrario del brutto, così come puoi dire che il male è il contrario del bene, però ancora non siamo arrivati a definire cosa sia il bene. Cos'è il bene? Ami, che cos'è l'amore? Se tu ami puoi sapere cos'è l'amore, se non ami non puoi saperlo cosa sia l'amore, non lo puoi dire. Yuri, abbiamo promesso questa conversazione, si ripeterà e la faremo lungamente, avremo piacere di averti lungamente. Abbiamo l'ultima domanda che ti volevo chiedere, su questo eremitaggio forzato, che hai visto... Tu come l'hai vista questa situazione? Come la senti? Cosa ha vibrato dentro di quello che sta accadendo nel collettivo? Ma guarda, io questo coronavirus l'ho vissuto più che altro attraverso i media, perché la mia vita non è che sia cambiata, io vivo sempre
come prima, sempre in silenzio, nella solitudine, avverto l'umore, diciamo, di quello che sta creando questo disastro, perché è un disastro, un po' dai messaggi che mi arrivano da Milano, io sono di Milano, cioè ti lascio immaginare, certo. Persone che ti vengono a mancare, amici, eccetera, eccetera, e poi lo vivo soprattutto quando vado in paese, devo andare a fare la spesa e allora devi stare fuori dal supermercato, ti fanno entrare uno alla volta, ecco, si avverte questo senso di paura. Ho avvertito la paura nelle persone. E una riflessione più di natura meditativa, diciamo, se vogliamo trovare un qualche cosa di buono, è che una bella frase di Agostino, lui diceva che l'abitudine diventa poi una necessità. Uno si abitua ad una cosa e questa abitudine ti porta poi ad esserne quasi dipendente. Ora, siccome uno dei mali del nostro secolo è proprio quello di essere troppo estroversi, troppo immersi nelle cose, immersi nel mondo, un adattarsi continuo alla società e di conseguenza perdere di vista se stessi, credo che un valore che ha portato questa tragedia, perché di tragedia si tratta, è stato quello di metterci in contatto con noi stessi, ecco, di sentirci, perché a volte noi non ci sentiamo neanche, senza entrare in discorsi meditativi profondi, la percezione del pensiero, dove nasce il pensiero e la coscienza, ma proprio il rendersi conto di se stessi. Ecco, a volte siamo talmente estroversi, talmente messi al di fuori, che ci perdiamo di vista. Ecco, credo che questo coronavirus ha convertito un pochettino le nostre tendenze energetiche, ecco, dall'essere sempre fuori a ritornare un po' all'interno di noi stessi. Grazie Yuri. Niente, grazie a te. È un piacere averti con noi e ti ascolteremo per tanto altro tempo. Ci vediamo presto con le nostre idee che abbiamo comuni. Va bene, un abbraccio. Grazie. Ciao. Spero che sia bello stare con noi anche per te. È stato molto piacevole. Grazie, buon proseguimento. Io adesso ho un po' di cose da fare e vi lascio tutto. Grazie, tranquillo. Ciao. La nostra bella Etna. Ciao.